La radio dell'avvocatura è sempre sul pezzo. Breaking news, quando la notizia non può aspettare. Ai microfoni della radio dell'avvocatura il senatore Ciro Falanga. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, senatore, abbiamo un po' ascoltato, perché ormai diffuso sui social, il suo intervento in un convegno organizzato a Torre Annunziata, in cui si parlava anche della legge sul rinnovo delle elezioni dei consigli dell'ordine, che reca il suo nome. E lei ha raccontato qualche particolare molto interessante sulla genesi di questa legge, che vorremmo appunto riascoltare dalla sua voce. Sì, io devo premettere che la norma fu votata all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari, quindi da destra a sinistra, e in particolare sulla ineleggibilità di chi aveva già espletato due mandati. Su questo c'era un'unanimità totale di tutto il Parlamento italiano. Del resto questa era una previsione già contenuta nella legge 247 del 2012. Peraltro, certo, certo. Ora, io ho cercato di, ho riferito all'Assemblea, ho raccontato un po' quelle che sono state le reazioni di una casta, insomma, di presidenti di ordini importanti come quello di Roma, come quello di Genova, come quello di Palermo. Senatore, qua la devo interrompere perché ho avuto modo di ascoltare il presidente di Palermo, il quale nega un suo coinvolgimento, perché dice: io non ho mai partecipato a nessuna cena. Io glielo dico perché lei possa rivalutare i suoi ricordi, perché il presidente greco, che anche lui ha preso della notizia dai social, mi ha proprio qualche minuto fa riferito: guarda, io che non ha mai partecipato ad alcuna cena e neanche di conoscerla personalmente. Io questo glielo dico, devo dirglielo, perché sì. È opportuno che lei possa anche ricordare meglio, Allora, no, io non ho detto che ha partecipato Tizio Caio, io ho detto ordini importanti come Genova, come adesso i nomi esattamente non li ricordo, erano 6 presidenti di ordini professionali. Ora magari non era Genova, era Bologna, era Firenze. Comunque ci fu una reazione abbastanza energica da parte di molti presidenti che con questa legge non avrebbero potuto continuare l'attività. Io chiedo scusa al presidente di Palermo se non era presente a questo, non era una cena, innanzitutto era un pranzo. Un pranzo. E quindi loro tra di loro sanno chi c'era a questo pranzo, lo possono chiedere eventualmente al presidente dell'Ordine di Roma, che se non mi sbaglio sicuramente c'era. Comunque io ho partecipato a questo pranzo, invitato dai presidenti degli ordini, adesso non ricordo di quali ordini, ma parliamo comunque di ordini importanti italiani, e mi chiedevano di eliminare quella norma transitoria che io avevo fatto, secondo la quale appunto chi aveva già espletato vari mandati non poteva ricandidarsi. Ovviamente io non aderì a questa richiesta, ma il ministro Orlando, lo chiamo in causa, mi chiamò nei giorni successivi dicendomi che le pressioni erano, ma pressioni normali, voglio dire, ognuno... Insomma, lei ha una ampia esperienza parlamentare. Noi sappiamo tutti, ce lo auguriamo da sempre, che le lobby vengano in qualche modo disciplinato dal nostro ordinamento, ma sappiamo anche che ci sono sempre state e che fare lobbying sono rappresentanti dell'avvocatura che non condividevano questa sì cosa. Io parlavo di lobby proprio per usare un termine più facile, ma non che abbia in sé una valutazione negativa. In America, come noi sappiamo, nei paesi anglosassoni il fenomeno è ampiamente utilizzato, ma viene disciplinato in maniera più precisa. Sì, ma comunque sia, anche la sollecitazione
ad evitare una disposizione transitoria del genere non è una sollecitazione, non costituisce un'ipotesi di reato. Assolutamente. Ognuno, la categoria, anche i sindacati, spingono il governo ad eliminare o aggiungere o a togliere qualcosa da una legge. Sull'articolo 18, su tante norme che interessano i cittadini italiani, ci stanno organizzazioni, associazioni rappresentative che spingono. Del resto lei sa meglio di me, presidente, per essere stato, oltre che diciamo un parlamentare, anche un presidente degli ordini, di ordine, che il CNF ha anche una funzione di, tra virgolette, consigliere giuridico del ministro in materia, appunto, certo, che riguarda l'avvocatura, per cui è evidente, certo, che il CNF sia in sede di redazione dei regolamenti per legge proprio, è chiamato a esprimere diciamo i suoi pareri, e in una legge che andava sostanzialmente a sostituire un regolamento era abbastanza diciamo normale che il CNF e gli ordini dicessero la loro. Sì, ma certo, e la loro era appunto di eliminare questa disposizione transitoria. Io alla fine poi tutto sommato l'ho eliminata, perché se lei legge la mia legge, non ha una norma transitoria, sì, in questo senso. C'è una disposizione che dice che, fermo restando l'articolo, il comma 3 dell'articolo 3, mi pare, adesso sì, ricordo esattamente, sì, la cosa. Quindi è una e poi l'interpretazione che arriva, alla quale è arrivata alle sezioni unite, che ha dato dalle sezioni unite della Cassazione. Io non offendo alcuno se dico che sono stato sollecitato in questo senso, ma sono stato sollecitato. Il pranzo ovviamente non ci sarà stato il presidente di Palermo, e quindi rinnovo le mie scuse, ma comunque erano sei presidenti degli ordini, di ordini professionali, che sollecitavano questo tipo di cose. Quindi, ma questo giusto per dire come la norma avesse determinato una tensione ed un'attenzione da parte di chi aveva interesse alla disposizione. Quindi voglio dire, non è, ma il problema più delicato, questo non rileva fino a un certo punto, sì, se sono stato sollecitato, non sono stato sollecitato. Insomma, voglio dire, lei ha riferito che anche il ministro Orlando aveva sollecitato, diciamo, quantomeno una. Il ministro Orlando mi ha detto: sto avendo molte sollecitazioni, vedi di togliere questa disposizione. Quindi la disposizione transitoria, diciamo, spiegava immediatamente, senza bisogno, diciamo, di ulteriori interventi della, come poi è avvenuto, della magistratura, che la norma era, valeva per il presente, sin dal presente. Sì, abbiamo discusso a lungo in Commissione Giustizia, e i partiti che più degli altri volevano che ci fosse un limite dei mandati erano proprio la Lega, con la senatrice Erika, attuale ministro Erika Stefani, e il senatore Giarrusso del Movimento 5 Stelle. Se non ricordo male, dai lavori parlamentari emerge che ci sarebbe stato anche un emendamento a firma dell'onorevole Colletti, diciamo durante la discussione alla Camera di questa legge. È un mio ricordo, ma penso di non sbagliare. Ho seguito i lavori al Senato, non ho seguito. Certo. Comunque sia, la cosa più importante, veda, non è tanto la sollecitazione, che è legittima, cioè ognuno sollecita provvedimenti che, specialmente quando non incidono su interessi economici, no, perché non è che il presidente dell'ordine comporta un vantaggio economico, è soltanto un problema di cariche onorifiche, tra l'altro, quindi non c'è nessuna attività tra virgolette illecita. È normale che ciò avvenga, no, nella discussione politica. Ma la cosa grave, secondo me, è il motivo per il quale si è fatto ricorso alla Corte Costituzionale, cioè si è detto che c'è una violazione della norma in relazione alla norma costituzionale che prevede la libera associazione e la libera autoregolamentazione. Questa è una norma che
diciamo, questo è un principio estremamente pericoloso, perché se dovesse passare un principio del genere vuol dire che i consigli degli ordini sono regolati e governati al pari dalla legge. Del circolo della caccia, diciamo così. Delle libere associazioni. Allora qualcuno mi deve dire come tu puoi imporre l'iscrizione all'ordine per esercitare la professione quando l'ordine è una semplice associazione. Cioè voglio dire, è come dire al cacciatore che se non è iscritto all'associazione cacciatori italiani non può andare a caccia. Cioè voglio dire, c'è una differenza, cioè, è un percorso veramente minato, è un percorso pericoloso. E poi l'imposizione della casta avvocati, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla casta. Cioè voglio dire che c'è una violazione della norma costituzionale della libera associazione è una, diciamo, a mio avviso è un'affermazione estremamente pericolosa per gli ordini professionali. E allora se questi che sostengono queste cose tengono agli ordini degli avvocati, al mantenimento degli ordini degli avvocati, non possono sostenere e ridurre l'ordine degli avvocati ad una mera associazione privata, diciamo. Senta, senatore, proprio questo argomento mi interessa particolarmente, perché sostanzialmente da coloro i quali appunto affermano la illegittimità costituzionale della norma, si fa un discorso che la limitazione del voto è diventata con la legge Falanga, anche con la codificazione che era sostanzialmente accennata già nella 247, ma adesso è molto più specifica, tanto da non rendere necessario un regolamento, del voto di 2/3 e 1/3, a cui si aggiunge anche, diciamo, la tutela della parità di genere, e quindi si aggiunge un'ulteriore, diciamo, limitazione alla libera espressione del voto attraverso anche la regola del doppio mandato. Cioè si dice che un doppio mandato potrebbe aver senso laddove mancassero le prime due, diciamo, ipotesi di limitazione del voto, e che invece con questa terza ulteriore limitazione dettata dal doppio mandato si rischierebbe appunto di condizionare in maniera esagerata l'espressione libera del voto. Che ne pensa? Allora, innanzitutto i precedenti sono tantissimi, anche le elezioni in enti come comuni, come città metropolitane, vediamo che c'è una limitazione, ma questo la questione costituzionale attiene ad un bilanciamento. Cioè sarà pure vero quello che lei dice, però è vero anche che occorre bilanciare la esigenza della libera espressione del voto con la esigenza di garantire le minoranze. Ora, quando il ministro Orlando ha adottato il decreto attuativo della legge delega, tenendo conto del rispetto delle minoranze di genere, ma non del rispetto delle minoranze politiche, cioè di quelle liste che non avevano eletti propri rappresentanti, l'autorità amministrativa, la giustizia amministrativa ha sanzionato questo provvedimento, sì. Tant'è che poi dopo questa sanzione ci fu la esigenza di una norma che fece... Tra l'altro già in presenza di un doppio mandato, perché come abbiamo detto inizialmente la previsione del doppio mandato risale alla 247. Che risale alla legge di riforma dell'ordinamento forense. Sì, quindi certo. voglio dire, sarà pure vero questo, però l'importante e prevalente come esigenza di rango costituzionale garantire le minoranze politiche. Quindi quando noi votiamo per l'elezione adesso al Parlamento europeo, noi abbiamo l'obbligo di votare per legge un uomo, una donna, un uomo. Cioè noi abbiamo una limitazione. Io potrei votare, per esempio, 3 preferenze femminili, però non posso farlo. Tutto questo rappresenta sicuramente una limitazione del mio diritto di esprimere il voto di preferenza. Però è contemperato rispetto al diciamo. E poi è l'attività che generalmente fa la Corte Costituzionale
quando si trova a dover decidere questioni che, diciamo, ci sono due principi in gioco, entrambi di rango costituzionale, e la Corte Costituzionale deve bilanciare questi due principi. Sostanzialmente credo che sia prevalente come principio garantire la possibilità di avere consigli degli ordini che praticamente abbiano nel proprio governo varie voci, quelle di maggioranza e di opposizione. Se lei pensa per esempio che a Torre Annunziata, alle ultime elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine, ci fu una sola lista, non ci fu proprio una lista di opposizione. Questo perché? Perché se c'è una lista di uscenti con 21 candidati che si coalizzano, tutti gli altri avvocati non si candidano perché sanno che non potranno mai avere voce all'interno del Consiglio, perché sarebbero perdenti. Quindi è una questione di libertà e di, come dire, di garantire che un organo collegiale sia nel proprio interno rappresentato da una maggioranza e da un'opposizione. È una regola elementare. Senta, senatore, lei ricorderà che non appena uscì la sentenza della Cassazione, molti avvocati, indipendentemente poi dalla soluzione giuridica adottata dalla Suprema Corte, si dolse del fatto che si fosse parlato di incrostazioni di potere, di attaccamento alle poltrone, cioè una terminologia anche abbastanza, diciamo così, pesante rispetto alla categoria degli avvocati. Ieri lei è in qualche modo tornato sull'argomento parlando di servizio e di potere. Ci vuol spiegare quello che voleva dire? Sì, io ho detto che per quanto mi riguarda, e proprio perché è onorifica, è una carica, la carica del consigliere dell'ordine è una carica di servizio. Ora, se è una carica di servizio, non capisco per quale ragione, nel momento in cui questo servizio lo vogliono offrire altri colleghi, perché si deve impedire a questi altri colleghi di offrire lo stesso servizio. Allora viene compromesso la natura, viene compromessa la natura della carica, che da carica di servizio pare stia divenendo una carica di potere, e questo mi dispiace, perché i consiglieri degli ordini svolgono una funzione di servizio a favore dell'avvocatura tutta. Quindi lei ha mai visto qualcuno che rende un servizio e poi nel momento in cui gli si dice guarda, tu l'hai reso già per 4 anni, per 8 anni, non lo puoi più rendere, e questo batte i piedi in terra, i pugni sul tavolo, perché dice no, io voglio continuare a rendere questo servizio. Io ho fatto l'esempio banale ieri, che se mia moglie mi dice di andare a fare un servizio, io ci vado perché non posso rifiutarmi, devo dare questo mio contributo alla gestione familiare. Ma se mia moglie il giorno dopo mi dice guarda, non c'è bisogno che tu vai a fare questo servizio perché lo faccio io, non è che io ci voglio andare per forza. Se la carne la va a comprare mia moglie, la va a comprare lei, insomma, mi esonera da questo servizio, mi sento libero di essere esonerato. Senta, però i fautori del doppio mandato, anzi della eliminazione di questa regola, dicono anche che c'è il rischio che poi si vada lì impreparati e che l'esperienza in un ruolo che è diventato sempre più complesso, delicato e professionalizzato, tra virgolette, è poi un rischio, quello di un ricambio così generalizzato, che potrebbe verificarsi soprattutto nei fori in cui, diciamo, non si è stati attenti a garantire un'alternanza nel passato. Ma io non credo, perché tra i consiglieri uscenti c'è sempre qualcuno che abbia fatto un solo mandato e quindi è eleggibile, se ha il consenso dell'avvocatura può essere rieletto ed espletare con la esperienza del mandato già espletato, può continuare il suo servizio di mettersi a disposizione della Cassa. Anche nei vari ordini vediamo anche quello napoletano,
insomma, qualche consigliere che non aveva espletato due mandati, si candida e viene eletto. Quindi c'è un ricambio parziale generazionale, non è un ricambio totale. Non è che se ci fosse stata una regola secondo la quale appunto dopo il primo mandato non ci si può più candidare, allora avrebbe avuto senso l'osservazione. Ma non è così, ci sono due mandati, quindi sicuramente ci sono consiglieri che già hanno espletato le funzioni e che possono mettere a disposizione dell'avvocatura la loro esperienza. L'ultima domanda, è iniziata un'altra stagione di ricorsi, insomma, noi pensavamo che con la legge Falanga avessimo risolto il dubbio, i problemi, ma in effetti, come lei sa, ci sono ricorsi davanti al CNF, ci sono ricorsi al TAR, ci sono ricorsi, ormai la questione è addirittura alla Consulta. E questo sta anche determinando, diciamo, mettendo in luce quello che è sempre stato un rischio di cortocircuito con il CNF, che è in parte addirittura parte processuale, in parte giudice, alcuni dei suoi componenti sono, diciamo, ancora, tra virgolette, sub giudice. Come se ne esce? Ma io credo che sotto il profilo dell'immagine l'avvocatura vive un momento veramente di grande, vorrei dire anche degenerazione, insomma. Io ritengo che l'avvocatura sia il motore trainante del pensiero di una collettività. Ora, tutte queste vicende sicuramente non fanno bene all'avvocatura. Sono vicende amare che non vengono lette dai cittadini come un normale confronto, ma vengono lette nella maniera, diciamo, a mio avviso anche distorta, perché le ragioni dei colleghi che sono, tra virgolette, secondo una interpretazione della norma ineleggibili, possono essere anche delle ragioni apprezzabili, ma vanno discusse in maniera serena, vanno confrontate le idee in maniera democratica, e quindi a me dispiace. Mi dispiace che il Consiglio Nazionale Forense, insomma, nei propri rappresentanti maggiori, abbia assunto una posizione di parte. Io avrei rimesso la questione all'esame della Consulta sicuramente, però rimanendo un po' terzo, un po' estraneo, ma non anche parte, perché lei ha detto giustamente, ha detto il Consiglio Nazionale Forense un po' è parte, un po' è giudice, e questo non fa bene all'avvocatura. Io posso fare ricorso alla Consulta, mi metto da parte in attesa della decisione della Consulta, però non, diciamo, evito di essere parte, perché se sono giudice non posso essere contemporaneamente anche parte. Non è una bella cosa per l'avvocatura italiana. Senatore, che ne pensa del progetto nato proprio nel CNF, ma che non è nuovo? Forse lei ricorderà un disegno di legge firmato all'epoca dal senatore Pecorella, di costituzionalizzare il ruolo dell'avvocato. Ma guardi, io credo che l'avvocato nel processo sia una parte determinante, importante. Un processo non può essere celebrato con un pubblico accusatore e con un magistrato se non c'è anche la figura dell'avvocato. Quindi elevare a rango costituzionale anche la figura dell'avvocato, che già è, a mio avviso, già la si deduce da altre norme costituzionali. Quindi sarebbe semplicemente una ulteriore chiarificazione e precisazione del ruolo della figura costituzionale nel nostro paese dell'avvocato, quindi la condivido perfettamente, anche se ritengo che già questa costituzionalizzazione sia deducibile da altre norme della Costituzione italiana. Melius abundare. Certo, certamente che sì. Grazie senatore, la saluto. No, io rinnovo, voglio precisare per finire, sì, sì.
Io ho citato un pranzo con avvocati di fori importanti e ho fatto l'esempio di fori importanti di Genova, non ho parlato del presidente di Genova o del presidente, perché non ricordo questi signori quali ordini presiedessero, Bologna, Milano, Roma, Genova, Palermo. Ecco, era inteso in questo senso, la indicazione dei fori stava semplicemente a dimostrare l'importanza delle figure che mi avevano chiamato, che erano figure... Quindi lei non ricorda, diciamo, chi erano i presenti? No, esattamente no. Forse sicuramente il presidente dell'Ordine di Roma, sicuramente forse, ma io gli altri nomi non me li ricordo neanche. Bene, la ringraziamo. Però erano fori nazionali. Bene, la ringrazio per questa precisazione che mi sembra quanto mai opportuna. Buona giornata. Grazie, arrivederci. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.